Marketing online per business offline. Oggi parlo di questa tematica perché mi rendo conto che c'è tantissima confusione e molti imprenditori e liberi professionisti che lavorano nel mondo offline, e questo comprende veramente qualunque tipo di business, da un ristorante, un massaggiatore, un avvocato, un architetto, chiunque abbia un'attività in cui accoglie fisicamente il cliente. Ecco, questo tipo di persone a volte confondono ciò che l'online può fare per loro, credendo che l'online serva solo per chi vende effettivamente qualcosa online. Il problema è che non è assolutamente così. E per spiegare in maniera molto semplice questo concetto, ti faccio questa domanda. L'ultima volta che sei andato in un ristorante, anche se oramai è passato purtroppo un po' di tempo, qual è una delle azioni che hai fatto? Probabilmente sei andato su TripAdvisor, su Google, a cercare le recensioni. Quindi di fatto tu hai utilizzato l'online per decidere se andare in un locale offline. Questo è solo un esempio veramente banale terra terra, ma il punto è questo: le persone oramai vivono anche online, praticamente chiunque utilizza i social network, e quindi questi canali sono assolutamente degli strumenti che possiamo utilizzare per catturare potenziali clienti, quindi far sapere alle persone che esistiamo e portarli nel nostro business offline, indipendentemente dal tipo di business che abbiamo. Questo perché la logica è molto semplice: innanzitutto non tutte le persone sono interessate al nostro prodotto o servizio, ma allo stesso tempo ci sarà qualcuno che utilizza i social che potrebbe essere realmente interessati a ciò che tu hai da offrire, e a te interessa semplicemente quel tipo di pubblico, quindi persone che in qualche modo possono essere effettivamente interessate a ciò che tu hai da offrire. Ora faccio una domanda rivolta ai ristoratori, perché è una cosa che succede veramente spessissimo. Vi è mai capitato che un cliente venisse nel vostro locale e vi chiedesse: "Ma da quant'è che siete aperti? Perché non vi ho mai visto?" E la vostra risposta magari è: "Da poco, effettivamente, 10-11 anni." Ora sono ironico, però succede davvero questo. Quindi locali, ad esempio ristoranti, che sono aperti da tantissimo tempo, hanno ancora persone che vivono, diciamo, in zona, che non sanno della loro esistenza. Ecco, questo è un problema che la pubblicità online, quindi il marketing online, può aiutare a risolvere. A inizio anno sono dovuto intervenire personalmente per risollevare, diciamo, le sorti di uno dei locali del franchising di cui sono direttore marketing, perché quando hanno fatto il lancio, l'apertura di questo locale, hanno voluto farlo, diciamo, molto sottotono, perché avevano paura di, diciamo, intasarsi, nel senso di ricevere troppe richieste e di rendere insoddisfatti i clienti. Il problema è che nel momento che apri un nuovo locale e non hai quella spinta iniziale che vorresti, è veramente difficile riportarlo su. E qual è stata la strategia? Molto, veramente semplice, molto, molto semplice, e sottolineo di nuovo molto, perché molto semplice, per riuscire a, diciamo, risollevare un pochino le sorti: fare una campagna pubblicitaria mirata in una zona molto ristretta attorno al locale, ovvero il tuo luogo fisico in cui effettivamente fai il tuo servizio, in questo caso un ristorante, e decidere un raggio. Nel caso specifico era un raggio di 3 km, quindi tutte le persone che vivevano in un raggio di 3 km dal locale hanno iniziato a essere letteralmente martellate da una comunicazione online. Nel giro di praticamente un mese e mezzo il numero di clienti è letteralmente esploso, perché era strapieno di gente che viveva attorno al locale e non sapeva nulla della sua esistenza. E questo non deve succedere, indipendentemente dal fatto che tu sia un ristorante, un massaggiatore, un architetto o altro. Le persone potenzialmente interessate che vivono nella tua zona devono sapere che esisti e devono sapere come le puoi aiutare. E questo lo puoi fare in maniera molto semplice ed efficace, e tutto sommato anche a basso costo, tramite il marketing online. Quindi, anche se hai un business fisico, non escludere il marketing online, perché ti può dare una spinta davvero davvero importante. Per cui, se non stai facendo ancora pubblicità online, non fai alcun tipo di comunicazione, inizia a ragionarci sopra, perché può essere davvero la tua svolta. Con queste tutte, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo e ricorda sempre che qualunque tipo di azione pubblicitaria, di marketing, ma qualunque azione tu faccia per la tua attività, devi in qualche modo riuscire a misurarla per capire se effettivamente quello che fai sta portando risultati oppure no. Questo ti assicuro che ti permetterà di iniziare a ragionare, a vedere in modo diverso tutto ciò che riguarda gli investimenti pubblicitari. Perché se tu sai che se spendi 100 euro te ne ritornano 1000, diciamo che li investirai molto molto più volentieri. Mentre inizialmente ti sembrerà di fare una spesa, quindi cavolo, però mettere 100 euro, 200 euro, 1000 euro, quello che è in pubblicità, un pochino, diciamo che non sono molto convinto, perché mi sembra di buttarli via. Per questo che riuscire a misurare ti darà, oltre che un beneficio, perché ti permetterà di capire dove investire i tuoi soldi, anche un cambio proprio di mentalità a livello psicologico, perché inizierai a capire come la pubblicità può portarti dei risultati veramente concreti. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!